Ben ritrovati con Passione Politica, stiamo parlando con Salvatore Sanzo, presidente del CONI, assessore comunale a Pisa e grandissimo campione dello sport, di varie vicende legate appunto allo sport. Allora, le volevo chiedere, relativamente sempre al suo ruolo nel CONI, quanto conta in tutte le operazioni che voi state portando avanti, il fatto che comunque in Italia la percezione dello sport si concentra moltissimo su una disciplina in particolare, che è il calcio, e poi tutte le altre vengono a ruota e ci sono anche discipline di grande fascino, ma magari perché hanno meno seguito o sono meno seguite, perché magari sono meno televisive o comunque si ritiene che interessino meno. Cioè, quanto conta in tutto questo avere questo grande il calcio che ha trae tante attenzioni, ma anche tanti finanziamenti, ecco, tanto Sì, business. ma io francamente da sportivo di una disciplina meno conosciuta, minore non mi piace come No, minore termine, proprio non va bene. esatto, non sono mai stato tra virgolette geloso o invidioso del calcio. Il calcio fa parte della nostra vita quotidiana, tutti siamo appassionati di calcio, tutti tifiamo per una squadra, è giusto che sia così, l'importante è che lo sia in maniera, come dire, consentita, no? Nel senso che sia un tifo bello, ecco, un tifo che ci fa gioire o che ci rende tristi, ma non sicuramente un tifo violento, questo mi pare evidente. Le altre discipline sportive, certo, hanno qualche difficoltà in meno, soprattutto da un punto di vista televisivo, sono meno capibili, anche se secondo me lo sono perché vengono messe in onda troppo poco, perché io penso alla tattica del Certo. fuorigioco, nel calcio tutti ormai sappiamo, quella in fuorigioco, il braccio, la Sì, è proiezione, la entrato nel linguaggio prospettiva, comune, sì. esattamente, mentre invece magari altre discipline sportive sono un pochino più complicate proprio perché non si fanno vedere, ma questo non è soltanto in Italia, è in tutto il mondo, Sì. quindi ha un significato. Io credo che tutte le discipline sportive meritino senza dubbio di essere visibili e soprattutto meritino considerazione, eppure in questa grande consapevolezza. Il calcio per anni ha finanziato in realtà gli altri sport, perché grazie al Ecco. Totocalcio arrivavano i finanziamenti per le altre discipline sportive. Oggi ovviamente molto meno, perché Totocalcio incassa molto poco, però credo che non si debba disperdere il valore del calcio, e però si debba dare un pochino più di considerazione nei confronti delle altre discipline sportive. In settimana partecipavo a un evento a Roma dove si parlava di che cosa fanno gli atleti di alto livello dopo che smettono la loro attività. L'impegno per tutti gli atleti è un impegno molto importante, non soltanto per chi arriva a vincere le Olimpiadi, ma soprattutto su quelle persone che fanno parte del gruppo magari della nazionale di quella singola disciplina, che si allena 8 ore al giorno e che quindi, come dire, abbandona un po' l'attività lavorativa o quantomeno entra nel mondo del lavoro a Certo. 30 anni o oltre 30 anni, quindi perdendo, no? Quel pezzo di vita importante che ti consente di entrare subito nel mondo del lavoro, e che cosa fanno poi dopo? Questo secondo me è il vero tema di discussione. Su questo secondo me il CONI già in passato, con un accordo con Adecco, ha cercato di mettere in piedi, ma che secondo me deve cercare di dare ancora più gambe, deve cercare di trovare la chiave che permetta, che consenta a chi ha fatto effettivamente sport di dare poi un contributo importante nella società civile nel futuro. Tra l'altro può essere anche un contributo proprio anche nella divulgazione, no? Perché anche chi fa, lei stesso, fra le sue passioni c'è cioè il giornalismo, ha fatto il commentatore televisivo anche a livelli molto, Lo molto faccio alte, tuttora. lo fa tuttora. Conta molto come uno ti porge, diciamo, la disciplina sportiva, come ti racconta un evento. E anche questo, no? Può essere un Certo. contributo molto valido, basta trovare gli spazi, effettivamente. Io devo dire la verità, ho sempre pensato che cosa farò dopo. Io la prima Olimpiade che ho fatto nel 2000, avevo 24 anni, e ero già proiettato, ma una volta che smetto di fare scherma, che cosa farò? Ed è stato un po' sempre il mio pensiero e anche la mia ansia, perché ero già consapevole Certo. di quello che mi sarebbe potuto accadere una volta conclusa l'attività sportiva. E quindi ho iniziato, ho detto qual è la mia passione, qual è la cosa che mi piacerebbe fare, e lì per lì pensai al giornalismo. E ho iniziato alcune collaborazioni divertenti, insomma, con testate importanti, o anche con televisioni locali, insomma, quindi anche una palestra, ecco, che è stata sicuramente determinante. Poi ho avuto, insomma, il colpo
di fortuna con Sky e quindi ho iniziato questa grande avventura. Adesso sono 5 anni che lavoro lì. Parlo di calcio, parlo di serie minori. Ho parlato tanti anni di serie B. Adesso conduco la trasmissione sulla Lega Pro e quindi mi consente anche di avere una visione diversa del mondo del calcio. C'è un calcio che è molto più simile forse alla mia disciplina sportiva, un calcio dove girano sì i soldi, ma non i miliardi che magari girano nelle Troppi serie A. miliardi, sì. E io non so se questo sia, se siano troppi, francamente. Io penso che siano collegati rispetto a quello che è quel movimento. Non ho mai pensato a questo guadagna troppo. No, troppo lo stabilisce il mercato, qual è il troppo e qual è il poco. Il mercato dice che Ronaldo vale X milioni di euro e quindi a Ronaldo spettano quei soldi e quindi è giusto che sia così. L'importante è che sia tutto nella piena legalità, questo secondo me è Certo, il questo concetto. sicuramente. Adesso veniamo invece alla passione politica. Allora, intanto quando le è venuto in mente che poteva essere anche quello un impegno che le interessava? No, da sempre. Io quando ho cominciato l'età del voto, quindi a 18 anni, ho cominciato ad acquisire consapevolezza di che cosa avrei dovuto fare. Quindi non mi ha mai detto nessuno vota questo piuttosto che quell'altro, ma leggevo i giornali, ho cercato di documentarmi ed è una passione che ho sempre avuto. Perché il Partito Democratico? Ed è una formazione che mi è venuta Beh, nel un tempo. po'. Non sono, come dire, non ho mai avuto un'idea su un partito piuttosto che un'altra, ho avuto una mia idea che poteva essere abbinata a, come dire, una persona piuttosto che un'altra. Il Partito Democratico, secondo me, rappresentava in quella fase storica e rappresenta tuttora, soprattutto in questa fase storica, probabilmente l'unico partito che può dare un senso riformista a questo paese. Noi abbiamo bisogno davvero di innovare e di riformare l'Italia. Siamo in grandissima difficoltà e penso che tutto quello che è successo nell'ultimo periodo sia il segnale che i È cittadini l'ora di vogliono cambiare, cambiare. sì. E secondo me, nell'individuare Matteo Renzi, penso che si possa dare questo grande segnale di cambiamento. Non lo dico soltanto perché ora Matteo Renzi ha vinto, lo dicevo un po' di tempo fa, ma penso davvero che si possa. Che ci voglia anche un rinnovamento della politica, ma non significa, come dire, per Solo quanto mi riguarda, anagrafico, certo. rottamazione, anzi, perché sicuramente ci sono persone, politici di alto spessore, di alto livello che possono dare, grazie alla loro esperienza, un contributo importante all'Italia. Però perdiamo troppo tempo, c'è troppa burocrazia in Italia e questo non va bene. Queste settimane da segretario di Matteo Renzi, lei condivide le scelte che fino ad oggi il segretario sta portando Sì, avanti? ci Ci vuole questo, vuole. ci vuole Perché viene forza. percepito anche come una forza di rottura, no? Però ecco, quando ce vo', proprio Sì, ecco. Matteo Renzi ha dato quel segnale che aveva detto durante la campagna elettorale per diventare segretario del partito. L'Italia ha bisogno di cambiamento, l'Italia ha bisogno di segnali davvero incisivi e è vero, no? Abbiamo parlato tanti anni di legge elettorale, è arrivato lui e ha detto questa è la situazione. Lei l'avrebbe fatto il patto con Berlusconi subito così all'inizio? Disconoscere che Berlusconi sia ancora il leader del centrodestra significherebbe avere, vuol dire, gli occhi tappati, non è così. Cioè, sappiamo tutti che Berlusconi è ancora il leader del centrodestra, nonostante la scissione col nuovo centrodestra, ma sicuramente se oggi andassimo alle votazioni, sicuramente Berlusconi sarebbe, se potesse candidarsi, sarebbe ancora il riferimento, il punto di Quindi è riferimento un di approccio quell'elettorato. pratico secondo lei La legge questo? elettorale va condivisa con tutte le forze politiche, questo mi sembra evidente. Poi è chiaro che i due partiti più forti, quindi il Partito Democratico, in questo momento Forza Italia, e quindi Berlusconi, sono questo. Ha fatto bene, io E condivido sinceramente questa. all'interno del PD, questa, diciamo, la parte del PD che ha appoggiato Cuperlo alle primarie, comunque in questo momento la parte della minoranza, secondo lei c'è, diciamo, un confronto democratico interno al partito, o come dice qualcuno, Renzi in realtà sta procedendo con troppa veemenza? Insomma, in direzione c'è stato un confronto, Matteo Renzi, da segretario del partito, ha proposto determinate questioni, sono state votate, non c'è stato nessun voto contrario, sono stati degli astenuti, Quindi i numeri alla mi sembra che la fine. democrazia ci sia stata. E se poi. Secondo lei quanto conta in questa rappresentazione del PD, della percezione anche che ne hanno gli elettori?
elettori la rappresentazione mediatica di questi scontri interni al PD? Non soltanto oggi, insomma, i media fanno opinione da un po' di tempo, da un po' di anni, quindi bisogna anche essere al passo con questi tempi, bisogna saperci stare, quindi io credo che rientri tutto assolutamente nella dialettica politica di oggi e bisogna anche saper comunicare. In questo senso mi sembra che Renzi lo sappia fare molto bene, non soltanto da oggi. Allora, la sua esperienza da amministratore, prima in provincia e poi in comune, che cosa le ha dato, le sta dando fino adesso questo impegno? Io penso che per poter andare a Roma sia necessario passare dal territorio. Mi ricordo all'inizio una frase, farò il nome, di un grande politico, di un leader politico, mi disse: ma cosa ci stai a fare sul territorio? Vieni a Roma. E io, la mia risposta fu, ma io per diventare campione olimpico sono partito, la categoria di bambini si chiama prima lama, dalle prime lame. Io non sono partito dalle prime lame, perché comunque ho avuto la fortuna di essere stato la prima volta nominato in provincia, per cui ho avuto già una grandissima possibilità di capire, di mettermi in contatto con il territorio, che già conoscevo, ma da un punto di vista amministrativo molto diverso, e alle amministrative comunali mi sono voluto candidare, sono stato il più votato, peraltro non soltanto di queste elezioni ma della storia della città di Pisa, e quindi questo per me è stato davvero un grande segnale, cioè, la città ha riconosciuto un lavoro di 4 anni da amministratore. Adesso c'è un'altra nuova grande sfida, cioè, che è quella dell'assessorato comunale, perché il comune è diverso rispetto a quello che era la provincia, soprattutto nell'ultimo periodo, una grande sfida con nuove deleghe, oltre ovviamente a quella dello sport, e quindi anche una consapevolezza maggiore, una esperienza diversa. Però penso che sia un passaggio determinante, è difficile poi riuscire a dare le indicazioni vere, quindi la politica vera a livello nazionale, se tu non conosci cosa significhi stare poi sul territorio, quindi cosa significa andare a lavorare con un programma che poi viene modificato perché entrano i cittadini che legittimamente vengono e pongono delle questioni a chi deve essere l'interfaccia del tuo comune, quindi del territorio. Le faccio un'ultima domanda, io credo che chi amministra un ente pubblico comunque la sua prima funzione è quella di farlo funzionare, no? La macchina prima, certo, provinciale e comunale. Il suo approccio con la macchina comunale? Non è facile, questo sì, va sicuramente modificata l'attività burocratica. Faccio un esempio rapidissimo. Perché guarda così al risultato non è semplice. No, non è semplice. Per spendere 150 euro ci abbiamo impiegato 5 giorni. Ecco. Tant'è che a un certo punto ho detto: ma ve li do io, ve le anticipo io. No, ma così non si può fare. Mancava il capitolo di previsione, e quindi questi 150 euro non si trovavano. Ecco, questo ho voluto dare un esempio per dire cos'è che davvero si deve cambiare, ma se tu questa cosa non la sai, non l'hai vissuta, secondo me fai più fatica a comprenderla. E poi maggiore responsabilità, secondo me, da parte della politica e un po' meno da parte dei tecnici. Oggi Renzi ha ragione, nel Jobs Act relativamente ai dirigenti. I dirigenti a contratto determinato hanno vinto un concorso pubblico, quindi giustamente lavorano all'interno della macchina amministrativa 5 anni. Hai portato i risultati? Sì, non hai portato i risultati? Passa indietro. Ovviamente non perdi il posto di lavoro, evidentemente. Ma magari non guadagni più 250.000 euro l'anno. O qualcosa meno, visto che gli assessori comunali poi vengono sempre posti, gli sprechi della politica, e poi guadagnano. No, ma poi bisogna tantissimo vedere davvero se il vero costo è quello della politica o quello della macchina burocratica, perché in realtà io credo che i numeri su questo taglierebbero la testa al toro, nel senso che è la burocrazia, il costo della burocrazia e dei burocrati. Ora non generalizziamo naturalmente, perché ci sono anche dei dipendenti che sono molto validi. Però insomma, appunto, i numeri in questo senso sono molto eloquenti. Io ringrazio tantissimo Salvatore Sanzo, è stato veramente molto interessante, spero che torni ancora. Grazie a voi per l'attenzione e buona serata.